E anche per Luca è andata bene, ci ha raccontato tutto insieme a Linda. Dobbiamo dare spazio adesso alla terza ed ultima scuola in gara per oggi. Di chi si tratta? Del Ferraris di Caserta. Ballano Maria e Marina. Un mix latino per loro, guardate un po'. Signori Maria e Marina, loro rappresentano il Ferraris di Caserta, evito un sacco di sigle perché sono tante. Chi è Maria e chi è Marina? Maria? Te? Marina? Lei. Lei ha voluto fare la sborona, 5 lettere contro 6 lettere, parlo dei nomi, c'è una N in più, hai capito? Caramellina, ascolta, è andata bene? Che ne so. Dici tu, ditelo voi da casa, se è andata bene, se è andata bene, votatele, basta andare su... Siamo andate bene? Sono andate bene? Vogliamo sapere? Anche noi? Ok. Basta andare su? Star School TV. Su Facebook? No, mettete prima mi piace e poi cliccate col... Vabbè, loro c'hanno gli esami, a breve capiamo lo stress backstage per Maria e Marina e per le amiche del Ferraris. No, aspetta, aspetta, scusate, fermi, come non c'avete l'esame? Siamo del quarto. La vita è un esame, amica mia, tutti i giorni si fanno backstage. Ciao, a dopo, ciao. Finita anche la terza prova di ballo e siamo con le ragazze dell'Isis Ferraris di Caserta. Ragazze, per voi una novità tutta latina, questa volta in semifinale, come vi sentite? Siamo sicuramente emozionate, però comunque penso sia andata bene perché i giudizi non sono stati negativi, anzi, il contrario proprio, sono stati abbastanza positivi, quindi siamo, diciamo, felici. Questa coreografia è stata realizzata da voi o vi siete fatti aiutare? Abbiamo scelto tutto noi, musica e anche la coreografia. Sperate di arrivare in finale, ovviamente. Ovviamente. Vabbè, in bocca al lupo, siete state brave e noi torniamo sospetto a vedere cosa succede.